penso e spero che possa servire anche questa storia di sto ragazzo là, possa servire a tanti giovani, possa servire a conoscere che è la realtà tragica che si viveva, perché del Vietnam con l'America si sa qualcosa, di quello che era il Vietnam con la Francia prima non si sa niente. È importante che si sappia cosa è stato là. Giovanni è il fratello di Antonio Cocco. La sua storia ha vinto la 33esima edizione dei Diari di Pieve Santo Stefano. A portare questo documento, 165 lettere, alla luce è stato appunto il fratello, perché Antonio, giovane padovano cresciuto a Venezia, fuggito da casa dopo un brutto voto, si arruola nella legione straniera e muore a soli 20 anni nel 1954 nella guerra d'Indocina. Io ero legatissimo a Tony, era l'unico fratello che non faceva il moralista nei miei confronti, che non voleva che educarmi, tirarmi su, per sotto lui insegnarmi a fare le fionde, a fare gli archi, mi ha insegnato a nuotare, mi ha insegnato ad andare in barca. Era una delle ultime lettere, Tony dice, quanto vorrei essere a casa per tornare rimessa a giocherellare con Gianni. Quella di Antonio è l'ennesima storia raccolta e conservata dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, che dal 1984 raccoglie diari, memorie e epistolari degli italiani. Sono sempre delle storie che appassionano, appassionano anche il pubblico che per la giornata finale viene fino a Pieve ed ascolta questo incontro con i diaristi. Fino ad oggi oltre 7.500 le storie di vite, dal 2012 si sono aggiunte anche le storie dei migranti con il progetto Dimmi, sostenuto dalla regione Toscana. Nel mio diario ho raccontato il mio viaggio, i momenti, il meccanismo che tante persone che vengono dalla costa, dall'Africa, soprattutto dall'Africa, i problemi che sono confrontano per arrivare in Italia. Come è organizzato il viaggio, clandestinamente, come fa per arrivare in Italia. Cosa c'è dentro questi viaggi? C'è tutta una, tiro, una mafia, una che inizia dal Niger, perché prima di arrivare in Libia c'è un gruppo che si accordo per fare questo lavoro, quindi prima di venire loro sanno che c'è un gruppo che sta arrivando e quindi quando arrivate in Libia automaticamente avete un cliente che va a prendere le persone, immagini in carcere, quindi è molto organizzato.